costumi, intesi come usanze. Viviamo un tempo dove l'innovazione di oggi può risultare obsoleta in breve tempo. Pensate solo a qualche anno fa, io direi nel secolo scorso, come era strutturato il commercio prima che entrasse in vigore la liberalizzazione completa. Pensate al negozietto di alimentari, spazzato via dall'avvento degli ipermercati, all'extraalimentare, insidiato dai grandi centri di vendita, e di seguito all'avvento di internet con i colossi dell'e-commerce. Un saluto ed un ringraziamento a Massimo Seri, sindaco di Fano. Ricordo che Fano è la terza città delle Marche, è una città con una forte dinamicità e voi rappresentate un mondo dei comparti come quello del commercio, ma mi viene da dire anche quello del turismo, che nelle dinamiche cittadine e non solo sono importanti. Che se vogliamo affrontare e vincere le sfide del futuro si riesce soltanto se si riesce a fare squadra insieme. Ringrazio la Presidente nazionale, fra l'altro mi sembra l'unica donna Presidente delle associazioni di categoria, quindi complimenti, ma al di là di questo aspetto io reputo che sia sempre un'occasione confrontarsi e perché quando ci sono rappresentanze che hanno ruoli nazionali significa allargare anche l'orizzonte, significa avere nuovi stimoli che servono anche per le politiche, per le scelte, per le strategie che si ragionano nei territori. Perché penso che in tutte le strategie, anche da quelle mondiali, i territori, i comuni siano strategici. Perché anche le grandi strategie, se non passano attraverso l'azione concreta delle amministrazioni locali, non si va da nessuna parte. E questo non sempre si è compreso. Per cui diventa sempre più, e dirò anche quando parliamo di commercio, le scelte delle amministrazioni diventano fondamentali in termini positivi, ma anche in termini negativi, come molte volte si è verificato in tante realtà. Sindaco, allora un incontro importante per capire un po' quale sarà il futuro e quale sarà l'orientamento che il mondo del commercio deve prendere. Temi molto cari anche a chi amministra un territorio. Sì, è un'occasione importante, avere anche una rappresentanza nazionale significa allargare gli orizzonti e avere nuovi stimoli. Il commercio è un comparto importante anche per la nostra città che ha risvolti sociali ed economici. Siamo in una fase di grande cambiamento dove se si vogliono vincere le sfide bisogna fare una sinergia e trovare condivisioni tra pubblico e privato, sapendo che le amministrazioni poi svolgono un ruolo importante per quello che riguarda il commercio, a cominciare dalle pianificazioni dei territori. Troppe volte si sono commessi errori con pianificazioni esagerate che non tenevano conto delle vere dinamiche delle prospettive, creando degli squilibri, degli scompensi, magari favorendo una certa categoria e penalizzandone delle altre. Su questi vanno posti dei rimedi, ma nello stesso tempo vanno attuate delle politiche che in qualche modo difendano, incentivino certe tipologie di attività, in particolare nei piccoli centri, nei centri storici che sono quelli più penalizzati. Su questo sono arrivati degli spunti interessanti, su questi ci stiamo lavorando, alcune azioni sono già state messe anche in essere per quello che riguarda la città di Fano. Poi ci sono nuove sfide dove secondo me è necessario sempre più focalizzare, valorizzare, dare nuove anime ai nostri centri, pensando anche delle azioni di marketing, di strategie, però sempre condivise perché altrimenti non si fa tanta strada. Anche la pianificazione di uno sviluppo dal punto di vista di piano regolatore incide non poco anche nelle dinamiche commerciali di un territorio? No, sono fondamentali, per questo io mi arrabbio quando si fanno delle pianificazioni senza uno studio vero di quello che abbiamo alle spalle, su quello che è il presente, ma su quelle che sono le prospettive future. Se penso al passato ci sono piani che prevedono migliaia e migliaia e migliaia di aree
dedicate al commercio, per esempio, sovradimensionate per quelle che sono le potenzialità della nostra città. Facendo questo significa che non tutti questi comparti partono, ma magari partono a macchia di leopardo, creando delle situazioni non facilmente gestibili, con degli squilibri, come dicevo prima, che rischiano di penalizzare e non aiutare questo settore. Per cui la pianificazione deve partire dalla città pubblica, e nella città pubblica c'è tutto, servizi ma anche attività, e da quelle poi intervenire anche sui comparti privati. È il lavoro che stiamo facendo per la nostra città, e vogliamo farlo proprio con la condivisione, come dicevo, e con il coinvolgimento anche di chi rappresenta questi mondi, che possono dare altri stimoli, anche alcuni suggerimenti che magari possono sfuggire. Un convegno, un incontro, un confronto con operatori commerciali e anche i vertici della vostra associazione di categoria, per fare un focus ben preciso su quello che sarà il futuro del commercio, in quale direzione è giusto indirizzarlo. Sì, veramente sono davvero contento del pomeriggio di oggi, perché abbiamo messo intorno al tavolo, assieme alla Presidente Nazionale di Confesercenti, che lo ricordo tra l'altro è l'unica donna Presidente di una grande associazione di categoria, quindi anche con questo contenuto di novità, oltre che la sua grande professionalità e passione, assieme a lei abbiamo potuto discutere e riflettere su quello che è l'andamento di un settore che è strategico per il nostro territorio, per le nostre città, assieme all'assessore regionale Emanuela Bora e al nuovo Presidente della Camera di Commercio delle Marche, che al di là dei contenuti, delle riflessioni che abbiamo fatto oggi pomeriggio, sono impegnati tecnicamente e politicamente in un processo che possa aiutare le nostre imprese a resistere, a crescere, a svilupparsi. Quindi davvero sono contento, una riflessione che offriamo anche che abbiamo offerto come Confesercenti, anche a loro, a tutto il mondo dell'amministrazione e della politica regionale, che anche per dire ci siamo, possiamo proporre delle idee. Abbiamo scelto di fare questa cosa a Fano perché Fano per noi è una città strategica, la nostra presenza come Confesercenti a Fano è una presenza importante, ce ne ha dato atto d'altronde il sindaco Massimo Seri, con cui abbiamo lavorato molto bene in questi anni. Quindi un pomeriggio che dà qualche soddisfazione. Ecco, quali spunti sono arrivati dalla vostra Presidente che si possono calare nella realtà nostra, territoriale, di cui voi avete un più stretto feedback? Beh, direi intanto questa attenzione alla parità di condizione, no? Le nostre imprese devono essere messe nella condizione di poter lavorare senza avere concorrenze sleali, che siano indirettamente quelle di cui gode la grande distribuzione, che siano quelle di fatto di cui gode la rete, il commercio online, il che vuol dire non rifiutare queste strutture, ma essere messi almeno, come dire, allo stesso livello normativo e giuridico. Quindi questa mi pare una considerazione che anche nelle Marche, dove sia la grande distribuzione che il commercio elettronico hanno assunto nel tempo e stanno assumendo volumi importanti, è significativo. Poi c'è ovviamente da difendere la caratteristica fondamentale di una regione plurale, quella di essere costituita di tanti piccoli, noi le chiamiamo anche grandi città, ma che in realtà sono città medio piccole, ma tanti piccoli borghi dove il commercio è davvero sangue della via, sangue della città, no, arteria, vena dove scorre attività non solo commerciale, ma se vuoi anche di tipo sociale. E quindi ribadire questa caratteristica fondamentale del nostro territorio e cercare di difenderlo. Ritengo che la vera innovazione stia nella capacità di pensiero e quindi anche di porsi nel mercato. Seri ricordava bene nel suo intervento che questo settore è uno di quelli che è cambiato più di tutti, è stato un settore che è stato letteralmente travolto dall'avvento della globalizzazione,
ma è un settore che, a mio avviso, per certi versi anche più di altri, merita di essere sostenuto e riconosciuto, perché non è solo un settore importante per l'economia della nostra regione e quindi del nostro paese, ma è un settore che svolge un ruolo importantissimo anche a livello sociale. Non lo dice l'assessora Manuela Bora, lo dice la Commissione europea, che riconosce a questo settore un ruolo prezioso di contrasto alla desertificazione. Non è semplice combattere la desertificazione, soprattutto in una regione come la nostra, che purtroppo per ben due terzi è stata colpita dagli ultimi eventi sismici. Sicuramente non basta una singola misura, un singolo bando che la regione può emanare. Ci sono tanti piccoli interventi insieme preziosi che la regione, per esempio, può attuare assieme anche ai comuni, e credo che Fano rappresenti davvero un bellissimo esempio di buona amministrazione. Ricordava bene quello che Fano ha fatto, ad esempio, per il settore del commercio. Una delle più grandi sfide, secondo me, sta nella semplificazione amministrativa, dove per semplificazione amministrativa non intendo la modifica della mera legge, per carità, e del commercio, per carità, è importante, ma anche delle norme, ad esempio, urbanistiche. Se è vero come è vero, uno degli obiettivi deve essere quello di contrastare la desertificazione. La Regione Marche e il suo assessorato ha intrapreso diverse azioni a tutela e anche mirate a sviluppare il settore del commercio, della piccola impresa. È un motore importante per le Marche. Assolutamente sì, la Giunta Ceriscioli crede molto nel commercio, che rappresenta una delle priorità all'interno dell'assessorato alle attività produttive, tant'è che nel corso di questi anni la dotazione finanziaria è stata incrementata notevolmente. Proprio qualche settimana fa abbiamo approvato un nuovo programma annuale che prevede 1.700.000 euro a favore del commercio per interventi che spaziano dalla riqualificazione delle strutture esistenti anche al potenziamento degli apparati di sicurezza. Un settore importante non solo per l'economia, ma anche per la rivitalizzazione dei nostri centri storici, come questa bellissima città di Fano, che rappresenta secondo me un bellissimo esempio della tutela delle attività commerciali, soprattutto di quelle più piccole. Ecco, sono tante le sfaccettature che un settore come questo presentano: sicurezza, investimenti, fondi a disposizione, ma bisogna lavorare, secondo lei, anche sulle idee, su cercare di cavalcare un pochettino anche il mondo esterno e gli stimoli che ci arrivano dall'Europa o da altri continenti. Assolutamente sì, ciascuno poi per la propria parte. Io in prima linea metterei proprio anche la semplificazione amministrativa, non solo delle leggi del commercio, ma soprattutto anche delle norme urbanistiche. Quelle città che hanno saputo mettere il commercio al centro anche della rivitalizzazione dei propri piani urbanistici hanno saputo cambiare il volto delle proprie città. Ecco, in questi anni lei immagino che abbia avuto molti feedback da questo mondo. Quali sono le istanze maggiori alle quali ha dovuto cercare di dare una risposta più urgente, più immediata? Intanto il commercio dice una regola che è semplice ma molto chiara: i problemi delle imprese piccole non sono problemi più piccoli di imprese grandi, ma sono delle imprese specifiche. Le regole in realtà ci sono, vanno attuate, e quindi c'è tanto da fare anche da questo punto di vista. Entro la fine dell'anno approveremo un consiglio, una legge sulla panificazione, che è anche tanto attesa da questo settore, quindi una regione che crede molto nel commercio e che si impegnerà a fare sempre di più. Grazie di cuore a tutti. Si sono parlate di regole, di centri commerciali. Certo, i centri commerciali hanno cambiato le abitudini, indirettamente non ce ne siamo accorti quando iniziarono a nascere i primi centri commerciali, che cambiava anche il modo di portare la famiglia in giro. Prima la famiglia andava in giro nei borghi oppure in montagna o al mare. Oggi purtroppo, vuoi per il lavoro, la frenesia di tutti i giorni, purtroppo le famiglie la domenica vanno nella grande distribuzione. Lì è stata una grandissima penalizzazione, questo è vero, per quanto riguarda i piccoli borghi.
Presidente, allora è un ruolo quello della Camera di Commercio di legante tra le istituzioni, le istanze degli iscritti e anche le governance che influiscono comunque nell'andamento e nella direzione da prendere per sviluppare commercio e imprenditoria. Beh, teniamo conto che questa Camera di Commercio, che è nata il 31 di ottobre con l'elezione del Presidente, poi dopo con la nomina del segretario generale, il dottor Schiavoni, il 5 di novembre, il 20 di novembre l'elezione della Giunta, oggi ha un bilancio approvato 2 settimane e mezzo fa, con un investimento importante di 11 milioni e mezzo sul territorio regionale, più del 23% dello scorso anno di tutte le Camere di Commercio sugli interventi economici. Questa è una realtà importante dove siamo riusciti a fare sintesi. Tutte le associazioni di categoria, tutte, hanno fatto sintesi su un grande progetto dove si vuole rappresentare il mondo imprenditoriale, un mondo imprenditoriale che ha mille difficoltà, mille sfaccettature, ma con la Regione Marche e con le altre istituzioni noi siamo sicuri che qualcosa in più potremo dare per delle economie che soffrono, tipo il calzaturiero nel Fermano, ma tipo qui nel Montefeltro, negli altri comuni dell'entroterra, gli stessi comuni del litorale. È una grande sfida, una sfida che ci vede su tanti tavoli, però abbiamo una squadra importante. Qui a Fano abbiamo anche il consigliere di giunta Tommaso Di Sante, perciò di conseguenza ci mettiamo in gioco pesantemente e crediamo di vincere veramente questo tipo di sfida che ci siamo posti. Quali sono i fronti sui quali insomma, aprirete sinergie? Nuovi mercati, ridurre la burocrazia, quali sono le grandi sfide che volete intraprendere? Beh, in primis abbiamo fatto un protocollo d'intesa con la Regione Marche. Sulla burocrazia con la Regione Marche porteremo avanti un grosso progetto sul SUAP, dove vedrà la piattaforma delle Camere di Commercio in collaborazione con i comuni che sono interessati. Non solo quello, noi ci stiamo confrontando sull'internazionalizzazione, abbiamo messo a bando 1,5 milioni per dare dei voucher al mondo imprenditoriale, per cercare di sostenerli e cercare di poter allargare il mondo della piccola e microimpresa che chiede l'internazionalizzazione e che chiede di internazionalizzarsi. Non tutti sono preparati, perciò dovremmo anche formare la classe imprenditoriale sull'internazionalizzazione. Non è solo questo, noi abbiamo anche 1 milione che abbiamo postato sul bando investimenti, dove daremo in conto interessi secondo le fasce di prestiti che si prendono per l'ammodernamento, per l'innovazione, per tutto quello che è il poter rendere la propria azienda al passo coi tempi, con tutti quelli che hanno preso dei prestiti tramite Confidi o meno, noi daremo in conto interesse delle somme importanti che arrivano fino a 4.000 euro, perciò ecco, anche qui grande, forte sostegno al mondo imprenditoriale. In primis la linea è sostenere il mondo imprenditoriale. Abbiamo messo a bando anche economie sul turismo, sull'enogastronomia, sull'agroalimentare, sui stakeholder del territorio, sull'area di crisi complessa, come abbiamo detto prima, 1 milione di euro, sul sisma. Teniamo sempre conto che nel sud quasi la totalità dei comuni sono interessati dal sisma, perciò il primo è sostenere quelle imprese che ancora vogliono restare su quei comuni, l'altro dobbiamo sostenere anche tutto l'altro mondo che indirettamente è colpito dal sisma, come quelli magari dei comuni della costa o delle imprese che sono sui comuni della costa del turismo, ecco, turismo, commercio, sono tante le tematiche. Insieme alla Regione Marche, insieme a tanti altri stakeholders come il sistema bancario, oggi noi abbiamo la forza di poter trovare delle nuove economie, delle nuove sinergie. Teniamo conto che questa Camera di Commercio è la quinta d'Italia, teniamo conto che questa Camera di Commercio è la più grande come estensione territoriale. Non perdiamo la vicinanza dei territori nella maniera più assoluta,
territori veramente resteranno tutto come prima. Abbiamo però una squadra importante, abbiamo 5 dirigenti, un segretario generale che è Fanese, il dottor Schiavoni, abbiamo 200 dipendenti, perciò tutte le province avranno la loro entità dove poter trovare compimento per qualsiasi progettualità futura. Soprattutto quello che a me interessa è incontrare le amministrazioni locali, perché mi ritrovo completamente nell'introduzione che ha fatto sia il presidente Mietti che il sindaco Seri. Diceva che forse avrò sentito tante volte queste cose, magari, ecco, avessimo sentito tante volte queste cose. Purtroppo noi veniamo da un lungo periodo, anni, in cui la sensazione, vedete che noi, vedete, lo dico a voi amministratori, la sensazione che abbiamo avuto noi imprenditori, imprenditori sì, ma piccoli, imprenditori sì, ma anche con 50 dipendenti siamo piccoli, non siamo la grande impresa al cui interno ci sono le holding, noi siamo imprese vere, siamo coloro i quali mettono i soldi lì per fare impresa, tutte le mattine tiriamo su la saracinesca e tutte le sere la chiudiamo e ci giochiamo i nostri soldi. Quindi siamo imprenditori sì, con, direi, non un valore aggiunto, perché il lavoro è importante di tutti, non è importante fare una graduatoria tra tipo di lavoro, ma con una particolarità, che giochiamo il nostro. Se non va bene, nessuno ci sorregge, nessuno ci dà la cassa integrazione, anzi addirittura non si può riaprire con la legislazione che è ancora vigente da noi, mentre in America vengono considerati molto bravi quelli che chiudono e riaprono, no? Perché vuol dire che sono vivaci. Da noi, se ti va male chiudi, vuol dire che sei un fallito, che non è vero. Sono tante le tematiche da poter affrontare in una serata come questa, e una cosa mi ha colpito molto, il guanto di sfida che l'e-commerce sta lanciando, voi lo raccogliete ma rilanciate anche. Certo, e chi fa il nostro mestiere deve solo che raccogliere e rilanciare, altrimenti non saremmo ancora qui oggi dopo tutti questi anni. E l'e-commerce è una sfida importante, ma soprattutto perché il mondo sta cambiando, noi dobbiamo... Chi fa il nostro mestiere cerca di accontentare, di capire cosa vuole il consumatore e di consegnarglielo. C'è un problema con l'e-commerce, che non giochiamo con le stesse regole. È come una partita di calcio. Giocano due squadre, ma le regole devono essere uniche per entrambi. Se mettiamo regole diverse, beh, è chiaro che è una squadra perdente. Lì abbiamo un problema di tassazione diversa. E non è un problema solo per noi, perché diventa una competizione impari, quindi problema, posti di lavoro, i nostri imprenditori, i nostri dipendenti, ma anche per le amministrazioni, per tutta l'amministrazione pubblica e centrale. Invece è una sfida che si può e si deve cogliere, ovviamente puntando anche sulla preparazione e quindi tutta quella formazione che serve per dare al nostro mondo la capacità di utilizzare certi strumenti, capire anche come utilizzarli e poi intervenire su questa partita dell'equità fiscale. Comunque l'e-commerce non è soltanto l'unica sfida che dovete vincere, sono tante altre e tanti altri fronti sui quali dovete confrontarvi. Sì, le sfide sono tante, tanto per cominciare bisogna dialogare con le istituzioni locali e centrali, fare le squadre, perché nel nostro mondo qui c'è posti di lavoro, che ci piaccia o non ci piaccia, facciamo una fotografia. Il paese Italia è fatto da una miriade di piccole, micro, medie imprese. Qui ci sta la maggior parte dei lavoratori e non possiamo pensare di perderle, altrimenti dovremmo riuscire a ampliare il budget del reddito di cittadinanza pure per le nostre imprese. Quindi dobbiamo cercare di capire come sviluppare il lavoro. Uno, come trattare queste imprese che svolgono un ruolo di servizio importantissimo sui territori, qualità della vita del territorio, presidio sociale, servizio al cittadino, ma anche al turista, al visitatore che vogliamo intercettare. Due, sull'altro fronte centrale, pensare ad una tassazione che deve diminuire sia per imprese che per famiglie, perché non cerchiamo di andare a recuperare risorse da spese improduttive che ancora forse ci sono. E
dall'altra cercare di sviluppare lavoro, creare lavoro, perché come fai a rendere, a far aumentare il PIL? Il PIL dipende dai consumi interni, ci vuole lavoro, altrimenti non riusciremo mai a vincere questa sfida. Tanto per cominciare, e interveniamo, noi sollecitiamo il governo perché intervenga, si aprano i cantieri, parliamo qui in un territorio che ha sofferto molto anche dal punto di vista di calamità naturali, ecco, chiamiamole in questo modo, e intervenire per mettere in sicurezza i territori, tanto aprire, mettiamo in sicurezza i territori, mettiamo in sicurezza i cittadini e tanto apriamo posti di lavoro. Queste sono spese produttive, non improduttive, così come quelle per le infrastrutture. Il turismo è una parte importante di questo territorio, mettiamo mano alle infrastrutture, facciamo in modo che si possa circolare nel paese Italia molto più velocemente in sicurezza. Ecco, quando vediamo una saracinesca di un centro, di una città qualsiasi della nostra penisola che chiude, sembra come se un piccolo pezzo della città muore. È solo un problema di grande distribuzione, di affrontare il mercato con armi, insomma, un po' spuntate, o è una scelta proprio imprenditoriale errata? Come si può fare questo? Beh, sono state fatte delle scelte imprenditoriali errate, perché quando sono stati insediati questi centri commerciali grandi fuori dai centri storici, fuori dai centri abitati, probabilmente non è stata analizzata con il dovuto approfondimento quello che avrebbe potuto accadere ad attività esistenti, perché guardate, la competizione fra imprese è normale, chi fa il nostro mestiere, voglio dire, dammi delle regole uguali e poi me la gioco. Il problema è quando queste regole non sono uguali, quando questa competizione non avviene sugli stessi piani. È per quello che io dico, dato che l'abbiamo già vissuta questa cosa con i centri commerciali, facciamo attenzione adesso che arriva l'online. Centro commerciale, e poi si sono verificati come delle cattedrali, no? Create fuori dai centri abitati, quindi c'è stato consumo del territorio, spostamento di consumi, tant'è vero che adesso le insegne cercano di entrare nei centri storici. Però cosa è successo? Nel momento in cui è stato fatto quel tipo di insegnamento non è aumentato il lavoro. Fosse aumentato il lavoro, le famiglie avessero avuto più lavoro. Quando c'è lavoro c'è da lavorare per tutti, quindi lavoro e regole uguali. Allora garantiamo il lavoro per tutti, perché il lavoro è importante, è sacro, qualsiasi tipo di lavoro, anche il nostro, che siamo piccole imprese. Quando abbiamo un ospite illustre e anche gentile e galante, lasciare un piccolo pensiero, un piccolo dono, lo do a nome della città, a nome del presidente della fondazione. È un gioiello che abbiamo nella nostra città, il Teatro della Fortuna. Fanno è Città della Fortuna, quindi porta bene. Porta sicuramente bene, avrà benissimo. Qualche beneficio dopo questa presenza. Benissimo, questo non è mai male. A Fano. E grazie ancora.